Siamo venute a vedere questa villa che si trova vicino a Casale Monferrato, che si chiama la Villa di 100 Finestre perché ci sono tantissime finestre. In realtà, il suo nome originario è la Villa Regina Apostolorum. Proviamo a entrarci dentro. Siamo riusciti a entrare dentro e già pregustiamo una visita strepitosa. Questa villa è stata costruita nella seconda metà del 1800, è in stile barocco. Mamma mia, mamma mia, ma è stupenda. Purtroppo ci sono delle scritte dei vandali. D'altronde questa villa è facilmente accessibile, quindi si trova vicino alla città. Purtroppo, per la sua sfortuna, le persone vengono qui senza trovare grossi problemi, ma mamma mia, questi affreschi bellissimi. Questa villa ha visto tanti proprietari illustri, come Caldori di Vignale, il San Nazzaro di Giarole. Ha visto cambiare tanti proprietari, ma alla fine è rimasta nell'incuria e nel dimenticatoio. Allora, cominciamo a girarlo un pochino. Wow! Wow! Allora, questo personaggio non so chi sia, purtroppo, ma questo qui lo riconosco, è Dante Alighieri. Fantastico. Mamma, che bello. Che saloni. Wow. Che soffitti incredibile. Quanto lavoro per decorare così un soffitto. Comunque questa villa aveva già qualche rimodernamento perché questo era un ascensore per le vivande, probabilmente sotto c'era la cucina. Qua ci sono scalone. Evito di riprendere le scritte perché sono veramente penose. C'era l'ascensore. Eh sì, era proprio abbastanza moderna. Allora, questo è il primo piano. Poteva essere la sala da pranzo, molto bello. E qui salivano le vivande.
piastrelle magnifiche. Sarà il cotto di una volta. Qui c'era un bagno con antibagno, un boiler. Che bello sto salone, luminosissimo. Da qui si ammira tutta la città. Guardate, meraviglioso. Wow, stiamo andando verso lo scalone, verso la balconata che circonda il salone di rappresentanza che occupa tutta l'altezza del palazzo. Meraviglioso. Affreschi bellissimi. La veranda. Bagno, abbastanza semplice, un altro salottino, chissà dove erano le camere da letto, un armadio moderno che stona proprio qua. Wow, porca miseria. Proprio una perla questa villa, è bellissima. E torno sempre qui perché è incredibile questo posto, questo salone. Queste erano altri portici e ci sono altre scale che andranno nella zona notte, spero. C'era anche un parco immenso che circondava questa villa. Sì, qua probabilmente potevano essere gli ambienti dove stava la servitù perché sono molto semplici, praticamente non decorati. C'era un bagno. Un altro bagno. Insomma, qui veramente non c'è niente di particolare. Non ci sono stanze decorate, è tutto molto umile. A parte la vista che era meravigliosa. E lì si andava sotto il tetto. Invece qua c'erano le scale, motore dell'ascensore,
le scale per la gente umile. Adesso andiamo a vedere la parte più interessante, forse, nei sotterranei. Dobbiamo solo capire dove sono le scale. Sì. Vediamo cosa c'è qua di interessante. Wow, è enorme anche qui. Andiamo. C'era un'uscita per andare nel giardino. Guarda che soffitti bellissimi, in uno stato ottimo. Ecco, qua sì. Quando vedo questi ripiani vuol dire che qua si conservava vino. E infatti. C'erano termosifoni, anche qua era un ambiente wow, ci sono i soffitti a croce, ma sono di recente ristrutturazione, ci sono anche i faretti moderni. Sì, questa era la cucina, hai ragione. E qua c'era portavivande, da dove salivano le vivande per andare su. Qua c'era perlenato. Tremendo perlenato degli anni 70. Ah, ok, poi c'è la scala che va su. Quindi questi ambienti erano abbastanza frequentati e vissuti, facevano proprio parte della villa, la parte abitata. Questi erano probabilmente dispensa. Oh, questo era frigo. Era la cella frigo. Questa è una cella frigorifera. Moderna quindi, coi bentate qua si conservavano i viveri. Ma guarda che soffitto, è stupendo ed è ristrutturato anche da poco con i faretti moderni. Anche qua. Questa era la cucina più principale, più grande, probabilmente perché con questi lavandini. Potrebbe essere sì. Vedi qua c'erano anche i ganci per attaccare i salami, secondo me. Questi soffitti sono meravigliosi. Guardiamo cosa ce n'è. Niente. Ho notato un particolare che questa finestra non esiste, però per simmetria, per bellezza, dovevano crearla e allora hanno creato una finestra, questa è finestra normale con le persiane di legno, e invece questa è una finestra con le persiane in cemento. Sono finte. Incredibile. E sono già mangiate dal tempo. E così abbiamo visitato anche questo posto meraviglioso dove il tempo si è fermato per molto tempo. Speriamo che le possano ridare una seconda possibilità.